Cari ragazzi, buongiorno e benvenuti alla sbarbata del mattino con me, ma non solo, perché questa mattina realizziamo un gemellaggio su gentile richiesta dell'amico Giovanni Danza ed in collaborazione con gli altri gemelli di Rasatura, Fabio Cancilleri ed Alessio Irrera. Buongiorno a tutti ragazzi, innanzitutto. Ciao Alessio, ciao Fabio e ciao Giovanni. Felicissimo di fare questo gemellaggio perché quando vengo chiamato per un gemellaggio di rasatura sono sempre pronto a rispondere. E abbiamo scelto, anzi è stato scelto, ma ho accettato con piacere un classico Prodaso Verde. Ragazzi, è il papà di tutti noi questo sapone. Chi non ha usato almeno una volta il Prodaso Verde, ma oserei dire chi non ha cominciato con Prodaso Verde? Io personalmente questo è il primo barattolo in assoluto che ho comprato come sapone, insieme anche al pennello Prodaso che non userò questa mattina perché è troppo duro. E quindi dicevo, è il papà di tutti noi, Prodaso. Naturalmente tutta la linea accessoria Prodaso Verde, compresa la ciotolina, eccola qua, la sua bella ciotolina Prodaso, ho messo a bagno il pennello perché userò il maialozzo e come rasoio invece vado ad utilizzare il Valinor, eccolo qua, che procedo ad armare con la lametta che io vedo indicata e con feeling anche con la mia pelle, la CAI, lametta CAI. Quindi procediamo ad armare il rasoio. Eccoci qua. Oltretutto, ora armo il rasoio, vi faccio vedere una chicca, perché ragazzi, Prodaso è un marchio importante, noi ce ne dimentichiamo, ma arriva anche oltreoceano e con un marchio proprio, ma sempre prodotto in Italia. Eccolo qua, il Valinor armato. Allora, oltre al vasetto che vi ho mostrato, ho anche il tubo di crema, quello classico, però in realtà in tonso mai utilizzato perché uso sempre il vasetto, lo preferisco. E la chicca che vi volevo mostrare è il Prodaso Verde per il mercato americano, che viene prodotto assolutamente in Italia per praticamente, ecco qua, vedete, c'è scritto Made in Italy. In Italy for Bigelow Apothecary, viene prodotto con questo marchio Bigelow, ma è assolutamente un tubo di Prodaso, quindi arriviamo oltreoceano con un nostro prodotto in Italia per questa azienda americana che poi lo commercializza. Penso che dobbiamo essere solo orgogliosi. Ma partiamo subito, andiamo a detergere il viso con la mousse detergente ed illuminante di Bioetic. Partiamo. Ecco la mousse. Andiamo a sciacquare il viso e quindi andiamo di panno caldo. Fantastico ragazzi, semplicemente fantastico il panno caldo. Andiamo con l'applicazione del pre-barba, eccolo qua,
voglio un attimo anche riempire il lavabo. Eccoci qua. Ok, prebarba, torace verde. Possiamo partire con il montaggio. Allora, questa mattina non uso la scatol perché utilizzo la ciotolina pro raso verde. Utilizzo, ve l'ho fatto vedere, il maialozzo Buti che ho tenuto a bagno tutta la notte, cambiando anche qualche volta l'acqua, mettendo l'acqua calda. Mi è capitato di alzarmi per un pit stop notturno e quindi ho cambiato l'acqua e l'ho messa calda. Allora, vado a prelevare il sapone nella mitica ciotolina verde Provaso con il pennellazzo, va bene, così qua, e quindi vado a montare il sapone in ciotola, in ciotola. Ok, ovviamente ragazzi, il raso verde non ha bisogno di presentazioni, è un mentolato e quindi in tutti i prodotti della linea verde, quindi anche nel prebarba, ho sentito la menta perché è un mentolato puro, cioè non c'è proprio possibilità di errore. È così, il raso è mentolata. Fresca, naturaso verde, probabilmente c'è la rossa che pure mi piace molto, c'è la bianca, c'è quella blu pure molto bella e poi c'è la linea single blade che purtroppo è fuori produzione purtroppo e che anche aveva tre profumazioni molto interessanti, la Wood & Spice legnosa, la Azur & Lime acquatica e la Cypress and Vetiver, appunto con cipresso e vetiver, quindi muschiata, insomma, molto molto interessante. Però purtroppo Toraso ha cessato la produzione già da parecchio e non ha intenzione di riprenderla. Molti hanno scritto chiedendo alla Toraso di ripensarci, di tornare a produrre quelle tre linee, quella linea declinata in tre profumazioni, ma Toraso ha detto no. Quindi vabbè, ci teniamo le scorte che abbiamo. Io personalmente ho fatto un po' di scorte comprandole a destra e manca anche all'estero, non mi nascondo, e andiamo avanti con quelle. Allora ragazzi, ecco qua, montaggio, lo vedete? Aggiungo un altro poco d'acqua. Profumo di mentolato stupendo ragazzi, stupendo. Ok. Invece mi pare di aver visto che sicuramente Fabio ed Alessio utilizzeranno la crema in tubo. Giovanni non lo so perché non ho ancora visto il suo set. Va bene, però l'importante è quella, è Provaso verde. A me la ciotolina piace sempre perché mi piace fare il prelievo col pennello nella ciotola. Allora, ragazzi, direi che ci siamo. Guardate qua, ecco qua. Possiamo andare a insaponare il viso.
Morbidissimo, ragazzi, questo maialozzo, una carezza, la crema freschissima, di menta, c'ho una sensazione di freschezza sulla pelle, ragazzi, che stride un po' con questo freddino, però le temperature almeno qui si sono alzate, siamo sui 20 gradi, si sono alzate, e quindi vabbè, va bene così. Ok, direi che va bene, ragazzi, eccola qua, che bel montaggio. E possiamo anche partire, ok, occhiali di ordinanza, se no non vedo nulla. Valinor, armato con le CAI, partiamo. Ecco qua. Ieri sono andato anche a tagliare i capelli, ieri mattina, perché avevo un appuntamento qui in zona. Gran bel rasoio Valinor, ragazzi, mi piace. Allora qui, ok, c'è un piccolo brufolino che vorrei evitare, già ieri l'ho tranciato, lo vorrei far cicatrizzare più che altro. Ok. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. L'ho circumnavigato. Che sensazione di freschezza, ragazzi. Che poi uno dice, almeno io lo dico e lo penso, c'è questo bel sapone da 2 euro. Potrebbe bastare solo questo. Invece, maledetta scimmia, compriamo saponi. Quando poi questo svolge egregiamente il suo lavoro, è un prodotto italiano, ce l'abbiamo in casa. Lo so, ragazzi, io sono il primo, faccio mea culpa. Primo passaggio è andato, andiamo a sciacquare il viso. Andiamo con panno caldo.
Che godute, ragazzi, favoloso. Ok, insaponiamo il viso. Ok, che bella sensazione di fresco. Ok. Occhiali di ordinanza, andiamo con il verso obliquo o passaggio traverso, che dir si voglia. Ok. Ho evitato il punto nevralgico. Giornata ventosa, ci sono raffiche di vento pazzesche. Secondo passaggio è andato, sciacquiamo il viso e andiamo di panno caldo. Ragazzi, adesso è il momento di andare a recuperare la protagonista di ogni mia sbarbata mattutina, che è la tavoletta freezer. Vado un attimo a recuperarla e ci vediamo tra qualche secondo. Eccola qua, la mitica tavoletta freezer, ok? Eccola. La useremo a fine lasatura. Come panno freddo, è una salvietta che io bagno, strizzo grossolanamente e metto nel freezer prima di cominciare la lasatura. La recupero prima di effettuare il contropelo, di modo che quando ho finito anche con i ritocchi la vado ad applicare per chiudere i pori. Una sensazione favolosa. Andiamo con il contropelo.
Valutiamo, allora il contropelo pure è andato, valutiamo un attimino qualche ritocco. Ok ragazzi, non ho più sapone, quindi non riesco a fare. L'insaponata, ragazzi. Quella di cortesia. Quindi procedo a sciacquare il viso. E quindi siamo pronti per applicare la salvietta. Freezer, eccola qua. Mamma mia. Ragazzi, avete idea di cosa possa essere una salvietta ghiacciata su una pelle mentolata? È qualcosa di... Mi viene in mente il ghiacciaio proprio. L'Himalaya. Che goduria, mamma mia. Fantastico. Favoloso ragazzi, semplicemente favoloso. Oggi proprio il culmine. Bellissimo. Asciughiamo il viso, ovviamente. Salvietta, Prodaso, rigorosamente Prodaso. Guardate quanto è simpatica perché ha le strisce verdi e qui il logo Prodaso. E anche poi qui c'è il leone Prodaso. Allora, io sciacquo un po' di cose, faccio tornare la pelle a temperatura ambiente e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, possiamo andare con l'applicazione della crema Pro Victis del saponificio Varesina. Ok, finisco di sistemare, lascio che la crema si assorba e noi ci vediamo tra poco. Benissimo ragazzi, possiamo quindi andare con l'applicazione
del balsamo dopo barba, linea verde rinfrescante Plodaso. Lascio che il balsamo dopo barba si assorba e noi ci vediamo tra poco. Intanto finisco di sistemare. Ok ragazzi, possiamo andare di splash con l'aftershave linea rinfrescante Prodaso verde. Mamma mia, piacevolissimo. Fantastico ragazzi, fantastico. Giovanni, grazie per l'idea che hai lanciato di questo gemellaggio perché ho avuto grande piacere di riutilizzare Prodaso Verde. Un ritorno alle origini gradito. Allora, prima colazione, poi Rescue Potion Zingari Man, soluzione altamente idratante, oleosa ma di facile assorbimento, ideale per la zona collo che è sottoposta a tanto stress. Colletto di camicia, sciarpe, maglioncini al collo alto e chi più ne ha più ne metta. Poi crema effetto lifting in gel di Bottega Verde e poi penso che concludo con il mio amato Creed Aventus. Ragazzi, forza che venerdì sta per cominciare il weekend. Vi auguro una buona giornata, un'ottima. Ottimo e buon lavoro e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti per avermi seguito. Ciao ragazzi.